Analizziamo ora le fonti di ispirazione dell'Orlando Furioso. Innanzitutto bisogna sapere che le vicende che sono alla base di questo poema, sono vicende storicamente accadute. Infatti è storicamente accertato, ed è un fatto vero, che la Francia di Carlo Magno abbia effettivamente combattuto alcune battaglie contro l'esercito saraceno, contro gli arabi. Tra le più importanti, insomma, tra quelle storicamente più rilevanti, si ricorda ad esempio la battaglia di Roncisvalle, che avvenne nei Pirenei, sui Pirenei, e che vide appunto contrapposte le truppe cristiane dell'esercito carolingio di Carlo Magno alle truppe pagane dell'esercito saraceno musulmano. Durante la battaglia di Roncisvalle morì proprio il condottiero, il paladino dell'esercito francese cristiano, ovvero Rolando. Rolando sarebbe Orlando, perché poi nell'edizione, appunto nella scrittura dell'Orlando Furioso, Ariosto utilizza il nome italianizzato di questo paladino, che non è più Rolando, ma diventa Orlando, però è la stessa persona. Dunque, a partire da questo episodio storico, in Francia iniziarono a circolare dei poemetti epici, o poemetti cavallereschi, che si chiamavano chansons de geste, che significa canti delle imprese. Le chansons de geste erano appunto dei brevi poemi epici o cavallereschi che narravano le principali imprese dei cavalieri, dei paladini francesi, un po' romanzando queste imprese, abbellendole, insomma, ricostruendole in maniera fantasiosa e aggiungendo curiosità ed episodi. Ecco, tra le chansons de geste francesi che poi venivano cantate pubblicamente nelle piazze o nelle corti da menestrelli e cantori, tra queste chansons de geste una particolarmente famosa era la Chanson de Roland, appunto un poemetto cantato che raccontava l'impresa di Rolando a Roncisvalle e la sua morte gloriosa. Poi tutti questi racconti, compresa la Chanson de Roland, entrarono a far parte di un ciclo di storie, di un ciclo di imprese cavalleresche, che prende il nome di ciclo carolingio, ovvero l'insieme di tutte le Chanson de geste che narrano le imprese dei cavalieri di Carlo Magno, tra cui appunto anche la Chanson de Roland. Ecco. Il ciclo carolingio, come raccolta di chansons de geste di paladini francesi, è una delle grandi fonti di ispirazione dell'Orlando Furioso. Dal ciclo carolingio, l'Orlando Furioso riprende soprattutto l'elemento storico, l'elemento bellico, cioè la narrazione della guerra, e l'elemento cavalleresco, ovvero le imprese dei cavalieri. Però il ciclo carolingio non è l'unica fonte di ispirazione dell'Orlando Furioso, c'è un altro ciclo, ovvero quello bretone, vale a dire l'insieme dei racconti che riguardano le avventure di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda, quindi dalla Francia passiamo in Inghilterra. Il ciclo bretone è un ciclo inglese, britannico. Ecco, al ciclo bretone l'Orlando Furioso si ispira riprendendo invece le storie degli amori e anche gli elementi magici, perché come abbiamo visto nell'Orlando Furioso non si parla soltanto di guerre e di imprese cavalleresche, ma un altro elemento centrale è sicuramente l'amore. E vi sono anche episodi di magia. Pensiamo ad Astolfo che vola sulla luna per recuperare il senno di Orlando. Quindi le due fonti di ispirazione fondamentali sono il francese ciclo carolingio e l'inglese ciclo bretone.